Nel Vangelo di oggi, preso da Giovanni al capitolo 5, dal versetto 5 e seguenti, leggiamo: Chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. L'acqua è essenziale alla vita di tutta l'umanità. Nessuno perciò deve distruggerla, abusarne, sprecarla, inquinarla. Nel Vangelo l'acqua diventa simbolo della sete che l'uomo ha di Dio. Lo comprendiamo bene nel dialogo tra Gesù e la donna samaritana al pozzo di Giacobbe. Questa donna tante volte è andata a quel pozzo ad attingere acqua e la sete è tornata nuovamente. Questa volta però incontra qualcuno capace di soddisfare per sempre la sua sete. Lei, moglie di tanti mariti dal passato torbido, viene fuori dalla pozzanghera perché è chiamata a bere l'acqua che estinguerà la sete. E quest'acqua è Gesù Cristo stesso. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gesù rivela alla samaritana il suo volto e lei si sente raggiunta da una luce, ma soprattutto accolta. C'è l'incontro tra Gesù, misericordia, è la miseria della samaritana. L'acqua che Gesù dona è il suo amore, la sua accoglienza, la sua misericordia, il suo perdono che dissetano e consolano. Dice Gesù: Chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Gesù ha sete di anime, ha sete di noi, vuole tutti sazi della sua acqua. Il battesimo, la grazia che ed esso ci dona. La donna samaritana, dopo che Gesù le promette la vera acqua, lascia l'anfora e sente la necessità di andare in città ad annunciare agli altri che ha incontrato Gesù Salvatore, sorgente di vita e di amore. Ha capito che un dono così bello non poteva tenerlo solo per sé e lo annuncia, lo testimonia agli altri, perché vadano alla vera sorgente a prendere l'acqua viva. L'acqua della grazia di Dio che solo Gesù può dare. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.